Eccoci qua per la seconda parte, continuiamo con il test della personalità. Vi lascio il primo video, cioè la parte numero 1 qua oppure qua sotto nella descrizione. Se no, se non la vedete, andate a spulciare nel mio canale che è il video prima. Niente, continuiamo con questo test che è durato veramente troppo, quindi ho dovuto fare assolutamente per non annoiarvi un altro video. Poi non avevo neanche il tempo sulla macchinetta, sì, ciao, la macchinetta fotografica perché io me ne invento, sulla telecamera, quindi è meglio così. Continuiamo. Non hai difficoltà ad avere un orario personale e a seguirlo rigorosamente? No, io sono, cioè sì, infatti è vero, perché sono molto organizzata, io se devo fare qualcosa mi metto la sveglia, se ho un programma tipo di ora, di orari, lo seguo rigorosamente, sì. Essere efficiente è più importante che essere cooperativo quando si tratta di lavoro di squadra. No, bisogna essere cooperativi, cioè stare tutti insieme, devi essere efficiente, ma anche cooperativo, quindi tutti e due. Quando fai progetti, spesso ti perdi nelle possibilità e dimentichi. E dimentichi. Sì, Elena. E dimentichi ciò che è realistico. Vero, perché io nei miei progetti metto molto me stessa, quindi sono io, non è realistico, cioè insomma è così. Ti senti più energico dopo aver trascorso il tempo con un gruppo di persone? È verissimo, io se trovo, se volete una cosa che mi dà energia, fatemi stare con i miei amici e veramente divento straenergica, straeuforica, insomma è vero. Nel prendere una decisione che influisce su altre persone, preferiresti essere visto come illogico piuttosto che come indifferente? Vero, io indifferente soprattutto con le altre persone non sono e non sarò mai. Ti vedi come una persona emotivamente molto stabile? No, neutro, dipende molto. Non sopporti il caos? Per certi versi sì, per certi versi no, quindi direi neutro anche questo perché adoro la tranquillità, ma ogni tanto quando c'è troppa mi annoio, quindi vorrei proprio un bel caos. Neutro, dipende. Sei più tradizionale che non convenzionale? No, io credo che mi adatto subito, quindi falso, sono molto convenzionale, cioè. È così. Ti piace isolarti nell'ambiente circostante quando lavori, ad esempio mettendo le cuffie. Verissimo, tipo a scuola quando si può, mi metto le cuffie, entro nel mio mondo. È difficile per te nascondere i tuoi sentimenti? Vero, cioè si vedono subito, si notano subito, prova a nasconderli, niente, tac, tutti che dicono Elena, lo so che ti piace quello, Elena, lo so che tieni tanto a questa persona, io, ah, grazie, ok. Sei una persona relativamente riservata e tranquilla. Ditemelo voi, vi sembro una persona riservata e tranquilla? Io no, quindi no, non lo sono, non lo sono per niente. Se la stanza è piena, rimani più vicino alle pareti, evitando il centro. Vero? No, 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 se la stanza è piena, dipende da cosa c'è al centro, tipo se è tipo una cosa tipo discoteca, no, discoteca, tipo uno spettacolo, così, così, preferisco andare al centro. Cioè, insomma, ok, attaccata alle pareti. Politicamente sei più conservatore che liberale, non so cosa significhi perché io la politica non sia molto, non ci capisco un'emerita ceppa, quindi metto neutro così, così a puffo. Ti senti molto in ansia, in situazioni di stress, vero? Perché se è una situazione di stress l'ansia fa parte di me, c'è cioè proprio il disagio. Ti concentri sulle possibilità piuttosto che sulle realtà, vero? Ritieni che non ha molto senso essere antipatico in un ambiente professionale? Essere empatico? No, secondo me l'empatia è sempre importante, dappertutto. Spesso prendi l'iniziativa in situazioni sociali, sempre, tipo, non c'è niente da fare, Ilaria, Valentina, tipi, andiamo al cinema, ehi, Lorenzo, usciamo, ehi. Mondo, andiamo a fare qualcosa, mangiamo al McDonald's, andiamo da qualche parte, sempre. Allora, sì. Ecco. Il tuo tipo di personalità è protagonista. Bene, mi piace molto. Io fin da piccola sognavo di essere la protagonista in tutto. Estroverso. Mente. Allora. Estroverso, introverso, non so cosa significa. Allora, sono più estroverso che introverso. Energia, intuitivo più che realistico. Natura, focalizzato sulla logica, focalizzato sui principi, sono focalizzato sui principi. Tattica, focalizzato sulla pianificazione, focalizzato sulla ricerca, tutte e due, più sulla focalizzazione.
Identità, determinato, prudente. Più prudente. Quindi sono estroversa, intuitiva, focalizzata sui principi, focalizzata sulla pianificazione e prudente. Tutto quello che hai in questo momento si esponde verso l'esterno ed influisce sugli altri. La tua postura può illuminarti e trasmettere ansia. Il tuo respiro può irradiare amore e riempire la stanza di depressione, grazie. Il tuo sguardo può risvegliare la gioia, le tue parole possono ispirare la libertà, ogni tuo gesto può aprire i cuori e le menti. Sono leader nati, pieni di passione e carisma, formano circa in due per un certo della... Allora, scherzo. Formando circa il 2% della popolazione. Sono spesso i nostri politici, allenatori e insegnanti che aiutano ed ispirano gli altri a raggiungere i loro obiettivi e a fare del bene al mondo. Con una fiducia naturale che condiziona i tipi ENFP, sono orgogliosi e contenti nel guidare gli altri e lavorare insieme per migliorare se stessi e la loro comunità. Credono fermamente nelle persone. Le persone sono attratte da personalità forti. Irradiano autenticità, interesse e altruismo. Non hanno paura di alzarsi e parlare quando sentono che qualcosa deve essere detto. Trovano naturale e facile comunicare con gli altri, soprattutto di persona. Il loro tratto istintivo aiuta le persone con il tipo di personalità a raggiungere ogni mente, sia attraverso i fatti che la logica e le crude emozioni. Vedono facilmente le motivazioni delle persone e gli eventi appartenenti scollegati e sono in grado di mettere insieme queste idee e di comunicarle come un obiettivo comune con una eloquenza che è a dir poco affascinante. Grazie. Interesse dei tipi hanno dei confronti negli altri e genuino quando all'accesso. Quando credono in qualcuno possono diventare troppo coinvolti nei problemi dell'altra persona e fidarsi troppo, è verissimo. Per fortuna questa fiducia tende ad essere una profezia che si autoavvera, dato che l'altruismo e la fiducia dei tipi ENFI, che sarebbero tipo i protagonisti, ispirano coloro a cui tengono a migliorarsi, ma se non stanno attenti possono sovraccaricare il proprio ottimismo e a volte stringendo gli altri più avanti di quanto siano pronti e disposti ad andare. I tipi ENFI sono vulnerabili anche da un'altra trappola. Hanno una grande capacità di riflettere e analizzare i propri sentimenti, ma se vengono troppo coinvolti nelle situazioni di un'altra persona possono sviluppare una sorta di ipocondria emotiva. Vedono i problemi degli altri in se stessi, cercano di risolvere qualcosa in se stessi che non è sbagliato. Se arrivano a un punto in cui sono trattenuti da imitazioni che qualcun altro sta vivendo. Questo può ascoltare la capacità dei tipi ENFI di vedere oltre il dilemma e di essere di aiuto quando questo accade. È importante che i tipi ENFI tirarsi indietro e utilizzare tale aiuto e riflessione per distinguere tra ciò che realmente sentono e ciò che un'altra questione separava, che deve essere guardata da un'altra prospettiva. La lotta non deve dissuaderci dal supporto di una causa che crediamo giusta. I DPFI sono persone genuine e premurose, le cui attenzioni riflettono le loro parole. E nulla li rende più felici nel prendere il comando, unendo e motivando la loro squadra con entusiasmo contagioso. Le persone, che bello, mi piace tantissimo. Le persone con il tipo di personalità ENFI sono altruiste e appassionate, a volte anche all'eccesso, ed è improbabile che abbiano paura di sopportare le fiondate e le frecciate di una sorte oltraggiosa. Mentre difendono le persone e le idee in cui credono, non c'è da meravigliarsi se molti famosi tipi ENFI sono presidenti degli Stati Uniti. Questo tipo di personalità vuole aprire la strada ad un futuro più luminoso, che si tratti di condurre una nazione della prosperità e di guidare la loro squadra di softball e una solleva vittoria. I tipi ENFI sono Barack Obama, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Oprah Winfrey, William Collett Bryant, Abramo Lincoln, Sean Kennedy, Bill Fletcher,
Framos Mirrigan, Tommy Lee James, Michael Jordan, che figata! Matthew McConaughey, John Cusack, i Dangerous, il trono di spade. Figo! Insomma, io sono un tipo NFI, ovvero il protagonista. In maniera positiva vuol dire che sono estroverso, credo molto nei miei ideali, nelle mie idee, dovrei fare la politica. Sono d'accordo con tutto tranne che col fatto che dovrei fare la politica. Insomma, questo era il mio test della personalità. Scrivetemi qua sotto se secondo voi sono una persona estroversa che crede nei suoi ideali e che tiene molto ai problemi della gente facendoli anche suoi, perché secondo me questa è una cosa molto carina. E sono d'accordo con tutto e mi piace, è bello. Non pensavo di avere un risultato così carino e secondo me rispecchia molto come sono. Magari non farò la politica ma la psicologa, ma sempre si allaccia ai problemi degli altri che poi diventano tuoi. E non lo so se sono veramente così, se sono veramente così mi fa tantissimo piacere. Scrivetemelo qua sotto voi. Io ho voluto fare questo test perché comunque è una cosa un po' particolare, diversa. Credo che aveva anche delle parole un po' difficili, molte cose non le capivo anche io. Quindi se vi ho annoiato mi dispiace, ma era giusto una prova. Da domani in poi continuerò a fare comunque i miei soliti video. Spero che questo, anche se è stato un test, qualcosa di un po' diverso che non ho mai fatto, vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio perché siete tante e niente, se vi ho annoiato scusate, ma era giusto, ecco, una prova, qualcosa di diverso da fare così. Un bacione, ciao.